Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video prodotti finiti, acquistati o regalati e da recensire. Visto che non ho avuto risposta su come se preferivate più la carrellata come la facevo prima di tutti i prodotti oppure dividere i video tra prodotti finiti, acquistati o recensiti, ricomincerò a farli come prima finché non avrò risposte diverse. Come sempre, giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che vi mostro e dei prodotti finiti comparirà intorno al viso oppure dove mostro il prodotto il link che vi rimanda al video nel quale c'è la recensione. Eli, dai! Se lo cliccate si aprirà una nuova pagina e questo video verrà bloccato e partire dal secondo esatto in cui inizia la recensione. Quindi partiamo dai prodotti finiti che ho messo, ho conservato in questa bustina della Kiko perché me l'hanno regalata per il regalo, cioè ce l'ho per il regalo che ho avuto. Ho deciso di metterli in bustine, almeno questa è abbastanza piccola, così non mi ritrovo con una carrellata di 15 miliardi di prodotti da far vedere che ho smaltito. E mi concentro, quindi quando vedo che è abbastanza piena faccio il video, così non mi perdo. Allora, il primo prodotto che ho finito è della Garnier Skin Natural Fresh Menta Verde più Vitamine E Gel Mousse Delicato, libera pelle libera per respirare, elimina impurità e trucco, più illumina il colorito per tutti i tipi di pelle. Fuori uno. Poi, vado così random. Della Valderma Micronorm 5 Scrub pelli impure all'acido glicolico. Questo era un campioncino da 75 ml, ne avevo due. Questo è finito, sono così dispiaciuta perché mi piace troppissimo, non l'ho neanche trovato nella mia parafarmacia e neanche nella farmacia di fiducia. Era un campioncino che papà prese a una fiera dei medici, quindi non so neanche dove posso ritrovarlo. Peccato. Poi, allora, della Stenom, un gommage in crema per i piedi, si chiama Exfoliation. Ovviamente l'ho massacrato, è rimasto qualche residuo che si è solidificato. Come l'altra volta, riconfermo che questo tipo di prodotto sembra finito, invece se lo si va a spaccare come faccio io, dentro si ritrova almeno un quarto del prodotto che uno pensava che non ce ne fosse più, quindi Stenom, se mi ascolti, evita questo tipo di confezione che si spreme tipo pomata, è meglio un contenitore dove uno può pucciare il dito dentro, si fa prima. Poi, dell'Eucerin Hydro Balance crema gel energizzante occhi, isomarine e ginseng senza profumi. Un contorno occhi, poi Col Real Medicals World crema idratante Ultra H24, una crema a giorno, e poi della Bottega Verde una crema Mania, le mandorle dolci con olio di mandorle dolci emolliente. Anche questa l'ho spaccata. C'è ancora il profumo. Adoravo il profumo di questa crema. Finiti. Prodotti finiti, finiti. Allora, prodotti acquistati sono qua dentro. La vedete già. Questo è un regalo che mi ha fatto una signora che era una mia ex vicina di casa. L'ho fatta a mano. Oddio, è una sciarpa. Con questo tipo di lavorazione non so come si fa, io non sono brava a fare queste cose. Bianca e adorabile, non so. Oh mamma, come sei bella! Ha un buonissimo profumo, è troppo bella. Io la chiamo nonna Giuseppina perché, tra virgolette, è stata la mia nonna, la mia vicina di casa per 13 anni. La voglio bene come una nonna. È troppo dolce. Poi, della Roche. Hydra più anti-fatigue, non so leggere in francese, un contorno occhi idratante anti-fatica, crema idratante per contorno occhi che aiuta a ridurre le occhiaie e le linee sottili. Questo.
cosmetici innovativi una ditta svizzera, fluido, detergente delicato con siero di latte e clorofilla. Di questa marca ho anche la crema viso che sto provando in questo periodo e dopo ve la recensisco. Da provare. Poi, mia nonna, quella che era rappresentante della Steno, mi ha dato un paio di cosine sfiziose che ha preso con, oddio, come si dice, con i cataloghi. Poi, oddio, che ci sta qua dentro? Una collana, non me la ricordavo, l'avevo dimenticata. È una collana con doppio ciondolo. Allora, la collanina è tutta così e poi alla fine c'è un cuore doratino e un cuore argentatino tutto glitteroso. È troppo carina. Poi ancora cosine dalla Stenom. Che cosa c'è qua? Gianni me le stava a rubare ma ora non mi ricordo. Ah sì, mi ricordo. Un paio d'orecchini con un pietrozzo viola, ora ve lo faccio vedere, e tutti i glitterini. Sono troppo carini. Fanno un bel effetto. Siamo belli. Oddio, ecco, mettetevi dentro. E poi tra le gioielli di una zia che ora non c'è più, ho ritrovato questo anello d'oro. Lo devo mettere qua, eccolo qua. Con questa pietra rossa, non so cosa sia, non credo che sia un rubino perché è gigantesco, però è troppo bella. È vintage, sarà degli anni 60, 50, non lo so, però fa un bel effetto. Di qua, mi va un pochino l'arco. Oggi è arrivata la mia zia dalla Calabria, visto che fra un pochino compio gli anni, faccio 30 anni, ebbene sì, e ha preso un regalino da Strolli Oro. Sono troppo carini. Questa confezione, sono arrotolati. Ah! Aiuto, un paio di orecchini, così. Oh, sono troppo belli. Bella zia! Troppo belli. Ok, l'ultimo prodotto che vi devo mostrare come torghetto acquistato o regalato è in questa confezione dell'Occitane, ma non è un prodotto Occitane. La mia amica, quando abbiamo regalato le Meteorite di Guerlain, ha avuto anche un'altra confezione di Meteorite di Guerlain, quindi ha deciso di regalarmene qualcuno e me l'ha messa in questa confezione. Quanto sono belle. Questa dovrebbe essere la versione originale. E da qua partiamo anche le recensioni, perché io questo prodotto l'ho avuto tipo a settembre. Però ogni volta che facevo i video, che vi mostravo i prodotti regalati, acquistati, eccetera, non so perché, lo tenevo sulla mia, lo spazio dove mi trucco, e quindi non mi ricordavo di prenderlo per mostrarvelo. Oddio, sono queste. Come sapete sono di varie colorazioni, verde, dorato, viola, rosino, bianco. Sono perle scintillanti che danno un effetto molto delicato allo scintillio. Io le uso sopra al fard per creare questa scia luminosa discreta ma di un'eleganza ultra fine. Poi rilasciano questo odore di violetta che è bellissimo. Lo si sa che Guerlain mette in quasi tutti i suoi prodotti questa profumazione molto delicata, ma che io almeno su di me quando le uso lo avverto. Comunque le metto sulle gote, anche se ho già messo l'illuminante, vado a enfatizzare sia l'effetto dell'illuminante che creare questa scia molto delicata e molto fine sulle guance. Ne aggiungo un pochino sul bordo del naso, perché è così impercettibile come effetto che non dà fastidio, non avete una scia glitterata sul naso, e un pochino sull'arco di Cupido per enfatizzare un pochino le labbra, perché non ce l'ho così voluminose. Però sulle labbra le metto raramente, preferisco mettere più un illuminante classico.
Le adoro, sono bellissime, profumatissime, è stato un regalo veramente gradito. Grazie Sarina. Ok, il primo prodotto da recensirvi è questo della Kiotis Paris, uno smalto per unghie, trasparenza e paillette. È uno smalto da 9,5 ml, si chiama Etoile Magique 19838. È uno smalto trasparente con glitterini argentati e qualcuno dorato, la maggior parte comunque argentato. Dall'effetto molto discreto, però che dona quel tocco di non so che a uno smalto tra virgolette normale. Allora, eccolo qua. Allora, la stesura come smalto normale molto semplice, ovviamente tra virgolette, a parte i glitterini, è uno smalto trasparente. Quindi ha una stesura liscia, non viene incespicata da questi glitter che non si sentono al tatto, sono così piccoli, così minuscoli che a volte quando il glitter è grosso, se andate a mettere il dito sopra sentite tutti i glitterini, questi qua no, l'effetto è molto liscio, è molto compatto. Da solo, così come smalto trasparente, dura più o meno 5 giorni, 4-5 giorni, non si crea quell'antiestetica pellicina che poi uno va a tirare. L'ho usato anche come top coat su uno smalto colorato per dare un effetto un po' particolare. La durata come top coat è di 6 giorni, quindi un buon effetto. Alla fine l'ho tolto perché mi ero stufata dello smalto. Poi cosa dirvi più? L'effetto è molto delicato, molto discreto ed elegante, ecco quello che mi piace di questi glitter. Ho usato diverse smalte con i glitter nella mia vita, ma questi della Kiotis Paris, questa è la seconda o terza confezione, se non erro, sono veramente di un delicato, di un elegante, di un fine, però allo stesso tempo ti creano quell'effetto particolare sull'unghia. Il pennellino è di quelli classici, tondi, non troppo folti né troppo spennacchiati, un pennellino tranquillissimo. L'effetto da solo ho difficoltà a farvelo vedere perché è così discreto che veramente sto trovando un po' di difficoltà. Forse ecco, forse ci siamo riusciti. È veramente un effetto molto delicato, mi piace molto questo smalto sull'unghia. Secondo prodotto che vi devo recensire è un altro smalto della YG Con, il numero 228, in questo colore naturale, molto nude, nude, il punto giusto. È uno smalto da 10 ml. Allora, è uno smalto che alla prima passata lascia qualche righettina, alla seconda però l'effetto è anche quello che vedete sulle unghie, è un effetto pieno, corposo, senza sbavature. Ha un'asciugatura molto rapida, pochi minuti e lo smalto è asciutto. Ma è poco flessibile, mi si è iniziato a rovinare in punta al secondo giorno, al terzo avevo la sbeccatura, oggi che è il quarto ho tutte le righette che danno segno che lo smalto non è flessibile. Ha un pennellino piatto, largo giusto, si allarga bene per prendere l'unghia. Allora, ecco qua, avrei preferito probabilmente un tono con una punta più rosa all'interno per dare un effetto ancora più nude alle mie unghie, però anche questo colore sulle mie unghie almeno, no, mi sto per sporcare, sulle mie unghie almeno non è troppo finto e artificioso, ma avrei preferito una punta in più di rosa. Forse una punta in più di giallo mi avrebbe fatto sembrare le unghie come i fumatori accaniti, però è un buono smalto, sì. Altro prodotto che devo recensire è questo gloss della linea base, però di una collezione, se non erro, dell'anno scorso, della Yves Rocher, al profumo di Lampone. Io
io ci sento anche un pochino di limone. È la numerazione 32, è un rossiccio con glitterini rossi, come si dice, arancioni, gialli, doratini. È un gloss tranquillo, come definirlo. Ha un applicatore un po' particolare, è in spugna, ma non so se riuscite a vedere, è triangolare, almeno su un lato, sull'altro poi si vede che c'è una rientranza. Ma come potete vedere non è uniforme, a volte si posiziona un pochino più con più prodotto, altre volte il prodotto viene trascinato e questo effetto lo si ha anche sulle labbra se non si sta attenti e si ripassa in modo da ottenere un colore più uniforme possibile. Però l'effetto, se messo bene, è veramente grazioso. Non è un prodotto, un lip gloss che si fa il giro sulla faccia e vi porta ad avere, non so, le labbra a clown. È abbastanza fisso, si fissa abbastanza bene. Non è super shine, quindi super, oddio, come si dice in italiano? Lucido. Fissandosi si opacizza un pochettino, però ovviamente un gloss rimane glossato. Un buon prodotto. Altro prodotto che vi devo recensire è questa spazzola in legno della DIF Beauty Fantasy. È una spazzola a manico legno, dentini in legno e non so come si chiami questo, gommina naturale, non so come si chiama, che mi è stata regalata a Natale, una confezione regalo. È una spazzola che non strappa i capelli, non li elettrizza perché ovviamente è in legno, come si dice, non è facile e comoda da usare, anche se trova il nodo, ha i dentini larghi abbastanza per poterlo sciogliere senza strapparvi tutta la parrucca. È una spazzola legno, quindi non va lavata e buttata in acqua, ma va lavata con una spazzola, tipo uno spazzolone tipo quello per lavare i denti, però bello grosso, da passare velocemente e subito farlo asciugare, perché sennò ovviamente il legno si rovina. Una cosa che non mi piace di questa spazzola è questo coso bianco che cattura i capelli morti, se li tiene, se li mangia e non si riescono più a togliere. Comodo da un lato perché non ti trovi i capelli spezzati o comunque morti sui vestiti prima di uscire, o per terra che fanno solo danni, sporcano eccetera, però non si riesce neanche bene a toglierli dalla spazzola perché sono belli che incastrati. Ora tento di farvi vedere, scusate, per i sensibili di stomaco schippate avanti. Vediamo un po' se riesco a farvi vedere. Oddio, io da qua li riesco a vedere, non so voi, probabilmente sì. Vabbè, è l'unica cosa che non mi piace di questa spazzola. Comunque pettina bene, ha un buon prodotto. Mi piace, anche quando mi devo fare la coda, mi piace molto. Questo tipo di spazzola, questa spazzola la sto usando praticamente per snodarmi a una seconda passa di capelli. Prima uso un pettine a denti, sempre di legno, a denti molto larghi, per iniziare a tirar via i primi nodi della mattina. E poi uso questa che mi perfeziona il lavoro. È comoda anche per... non è troppo comoda per tirar su per una coda. Se uno non ha nient'altro a disposizione, è più che comoda anche per tirar sui capelli per una coda. Altro prodotto del vabbè, la stessa marca del detergente per viso che vi ho mostrato prima, un prodotto svizzero con estratti di malva, crema giorno super malva. Mi
italiano. Grazie alla sua specifica formulazione, questa crema aiuta la pelle a difendersi dalle aggressioni esterne e a rafforzarne le difese naturali. Il risultato è una pelle morbida, idratata e sana fin dalle prime applicazioni. Antiolo incarnato uniforme cancella il colorito spento, protegge dai raggi solari, ottima anche come base trucco. Su questo punto avrei da ridire, perché è una crema molto corposa, dopo ve la faccio vedere, e non me la sentirei mai a mettere un fondotinta su una pelle che ancora deve finire di assorbire questa crema, diventerebbe un pappone. Modalità d'uso: applicare la mattina sulla pelle del viso pulita e del collo con leggeri massaggi. Contiene estratto di malva. È un prodotto, come dicevo, molto denso, è una specie di cremone profumato, perché ha un buon profumo di malva. Si stende facilmente, si assorbe con più difficoltà, però si riescono a fare tutti i massaggi, i micromassaggi per risvegliare la microcircolazione del viso la mattina. Io non so, tiro prima bene in fronte, poi faccio il massaggio per le linee di espressione, poi risveglio piano piano, tiro qua per il mento, tiro per il collo. Questa crema permette tutti questi massaggini senza essere assorbita così rapidamente da poi avere la pelle che vi tira. La confezione si presenta così, in vetro opaco, con tappeto in latta, viola e viola chiaro e viola scuro, prugna e viola. Questa è la crema, è bianca ed è, ora la faccio vedere, abbastanza compatta, è compatta, non crolla. Questa è la crema, e ha, come vi dicevo, ha difficoltà a penetrare nella pelle e essere assorbita immediatamente, e ci vuole un pochettino, però alla fine ci riesce. Ha un potere nutritivo molto forte, mi piace, perché in questo periodo di freddo e di intemperie per il nostro viso, passi dal caldo al freddo in maniera molto repentina, è meglio avere una buona crema bella, forte, idratante, che avere un, almeno sul mio incarnato, sulla mia tipologia di pelle, non avere una crema fasulla, nel senso che non idrata quanto promette. Questa idrata bene, mi piace come idrata, mi piace la sensazione morbida che lascia sul viso e la sensazione di idratazione che rilascio. Buona. Altro prodotto della Yves Rocher, questo lip balm al lampone framboise da 4 grammi. C'è tutta questa linea di lip balm a diversa profumazione e anche diverso effetto sulle labbra, più delle volte a 1,95 euro l'uno, quasi sempre in offerta, mi dice mia cognata. L'unico che rilascia una colorazione è questo al framboise, al lampone, che è anche profumato al lampone. L'ho scelto per questo, perché ho diversi lip balm, ma me ne mancava uno da usare così in velocità la mattina per uscire, senza avere la preoccupazione anche di mettersi il rossetto, anche se metto solo il mascara per fare ancora prima il burro cacao, lo metto per strada, quindi uso questi colorati pure in ufficio, così per avere un po' di tono. Quindi dicevo, oltre al e sono senza parabeni, oltre a quello al lampone c'è alla vaniglia, al profumo di noce di cocco, al profumo di lampone, poi c'è il riparatore al burro di karité, quindi per quelle persone che hanno le labbra stra distrutte, nutriente all'olio di mandorle, idratante all'estratto di oliva. Io ne ho scelto quello là colorato perché per avere qualcosa sulle labbra di colorato da mettere in velocità. Il prodotto ha questo tappeto che, come dice la signorina Rottenmeier,
Valentina non sopporta che scappa sempre, e c'ha ragione. È così, eccolo qua, questo bel colore lampone. Questo è il colore che rilascia sulla mano, quasi impercettibile. Invece sulle labbra lascia un bel colore rosso naturale, rosso molto soft e naturale. Ora vi faccio vedere. Dona le labbra questo colorito rossiccio naturale, rosso naturale, di labbra naturalmente rosse. Che buon profumo di lampone. Bello da vedere, non sembra che uno abbia qualcosa, ma sembrano le tue labbra naturali, questo mi piace molto. Mi è piaciuto molto come prodotto. Ultimo prodotto ancora Yves Rocher sono le goccine asciugasmalto. Fluido asciugatura rapida. È un prodotto da 5,5 ml, io l'ho preso con i saldi intorno alle 5 ore, ora non mi ricordo. Allora, partiamo a descrivere il prodotto. È il solito prodotto liquidino per asciugare lo smalto. Descriviamo la confezione. È una confezione tipica degli smalti Yves Rocher e anche con il pennellino. Guarda, dentro c'è il pennellino, ora ve lo faccio vedere meglio. Non vorrei inguacchiarmi la scrivania di sotto. Ha questo pennellino doppio, ecco quasi aperto. Ma il prodotto non va strisciato sull'unghia, come potete ben vedere dall'etichetta qua sopra, altrimenti ovviamente lo smalto viene via. Ma va fatta cadere qualche goccina sulle unghie per poter favorire l'asciugatura rapida dello smalto. Punti negativi, questo pennello non mi serve a niente, nel senso ho difficoltà a raccogliere questa goccina con questo pennello e a farla cadere delicatamente sullo smalto ancora asciutto, che se tocchi ti rimane il segno. Vabbè, tenti di far cadere questa goccina che si espande, si va sull'unghia, si fa per fatti suoi, tenta di asciugare lo smalto, ma lo smalto a 10 minuti dal passaggio di queste goccine, che chiamerei ora malefiche, è ancora bello che umido, che se tocchi qualcosa ti si fa. Quindi sono 5 euro che avrei potuto benissimo risparmiare, ma volevo provare un'alternativa a quelle di Essence, visto che non ho il tempo di scendere e arrivare in centro. Mia cognata me le ordina da mia cognata, quindi me la porto direttamente mio fidanzato a casa, ma in qualche modo cercherò di finirle. Ora cerco di recuperare il vecchio contenitore, mi sa che l'ho buttato, beh, qualcosa per con un contagoccine, almeno così è più facile. Invece di starci 10 minuti lo faccio stare 15 con le mani al vento. In qualche modo finirò questa confezione, almeno spero. Ok, dopo questa carrellata di prodotti vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!